Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 112esimo episodio per la nostra serie di Final Fantasy XV, al tempo stesso secondo episodio per il contenuto d'espansione multiplayer Comrades in modalità single player. Prima di cominciare, due cose fondamentali. La prima, la serie a cui state assistendo ovviamente è una blind run, ovvero un contenuto che per me è completamente alla cieca, ovvero lo svolgo per la primissima volta senza avere alcun tipo di informazione o di esperienza fatta in precedenza. Quindi qualsiasi cosa vado a vedere, a fare o ad imparare, lo faccio per la primissima volta insieme a voi, potendovi così portare un contenuto molto più tempestivo da caricare sul canale e molto più genuino nei suoi contenuti. Seconda cosa fondamentale è il fatto che la nostra serie vedrà alternarsi contenuti in single player ad episodi in multiplayer, che andrò per l'appunto a svolgere grazie anche alla collaborazione di tre amici, che tra l'altro sono tre ragazzi iscritti al canale esattamente come voi, e grazie ai quali potremo vedere sicuramente le tante differenze che ci sono tra un gameplay in single player e quello per l'appunto in cooperativa con degli amici. Sempre partendo però dal fatto che per tutti quanti è la prima volta, quindi è una blind run, partendo dal fatto che ci metteremo tutti quanti un impegno profondo e costante, e sempre partendo dal presupposto più importante, che ci divertiremo come matti dall'inizio alla fine. Quindi mi raccomando ragazzuoli, seguite numerosissimi la modalità single player e ancora di più quella multiplayer. Per cui, detto tutto questo, bando alle ciance e cominciamo col secondo episodio di Comrades. Un mondo nell'oscurità fornisce energia alla città. Di qui già c'è un punto interrogativo, e se funziona come il precedente dovremmo ottenere qualche ricompensa. Angoni e cacciatori, l'unione fa la forza. Con a capo Libertus Ostium, un gruppo di Angoni ha strappato alle grinfie dei Demon un furgone che trasportava preziosi frammenti di meteorite trovati dai cacciatori. Chiaramente con questi frammenti diamo energia elettrica alla centrale e quindi aumentiamo l'indicatore di kilowatt. Nasce così una nuova speranza. Angoni e cacciatori, unitevi. Grazie al vostro operato tutta l'Estalum, ma che dico tutta Lucis, farà un grande passo verso un mondo migliore. Nel prossimo numero, il servizio speciale della nostra redazione. Non perdetelo. Va bene, fesserie per... Ah, una comunicazione con Viv. Diciamo di sì. Arigato! Cameraman ni mo itte oku yo. Sono zashi ne, uchi no kaisha ga tsukutteru nda. Diritti esclusivi per uno. È un po' come pronto, insomma. Ci starà tra i piedi, sì. Se è come pronto. Durante le missioni ti verranno scattate delle foto. Per vederle parla con Viv. Foto nuove. Non so se magari ci farà una richiesta lui o se dobbiamo dargliele noi. Fatto sta che i caricamenti sono praticamente eterni. Ah ok, sì, possiamo salvarle, abbiamo 300 foto. Nel gioco principale solo 200, in un'espansione 300, però stiamo andando avanti, dai. Questa già direi che è carina, sì, una nostra primissima foto la possiamo già salvare. Non ci metto tanto ragazzi, è una cosa molto veloce, promesso. Voglio vedere un po' di gameplay anch'io. Ok, va bene così. E poi ovviamente con l'incorniciatura la possiamo condividere su social come Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, armeria. Già questa ci intriga tantissimo. Abbiamo 1000 guil dal termine dello scorso episodio. Vediamo quanto costano le cose. Taci 450 è ciò che già abbiamo. Il maglio per 660 guil è un'arma molto potente ma molto lenta. In teoria il livello condiziona l'arma, quindi forse veramente più utilizziamo quell'arma più caratteristiche acquisisce, quindi abbiamo più maestria nell'utilizzo di questo tipo di equipaggiamento. C'è una lancia per 500, le daghe le conosciamo, e c'è una balestra per 460, lo scudo a goccia per 580 e lo shuriken per 390. Considerando che vorrei portarvi un personaggio abbastanza aggressivo sia dal punto fisico che magico, direi che possiamo prendere giusto poca roba. Vado a prendere un maglio, perché mi piace l'idea di qualcosa di molto potente, per variare un po' dalle daghe che sono veloci ma fanno poco danno relativamente, e la katana con ave di mezzo. Fammela comprare, sì. E appena avremo dei soldini ci andiamo a prendere, anche se io non amo le armi da distanza, una balestra, così vediamo per bene come funziona, laddove può essere utile. Poi faremo talmente tanti dei quei soldi, ragazzi, che ci compriamo tutto, qualsiasi cosa.
Quindi intanto partiamo così. Vediamo se sull'equipaggiamento si può già impostare qualcosa. E poi, così come vi avevo già preventivamente promesso, son di parola, vado a vedere come utilizzare gli oggetti. Forse R2. Esattamente così come credo fosse Final Fantasy 15, di cui ci sono le scritte rapide. Perfetto. Per la comunicazione in chat online. E no, non è così perché non abbiamo nulla nell'inventario, anche se nella scorsa partita avevamo delle scatolette di pesce. Va bene, troveremo sicuramente qualcosa più avanti. Di qui sono curiosissimo di vedere che diavolo è sta a fare con la chiave inglese in verde, che sintetizza. È tutto fermo, l'elettricità non è sufficiente. Lo vedremo più avanti. Quello è Sid. E quella è Iris. Ok, probabilmente ci saranno anche delle armi da potenziare così come era nel gioco standard. E qui c'è Iris che ci vende magliette e gadget. Vabbè, non c'è corrente, quindi finché non svolgiamo la storia non possiamo fare nulla. Ok, grosso modo abbiamo visto tutto. Di qui probabilmente c'è... Ok, cambia personaggio per poter scegliere un altro avatar, oppure magari cambiarne un po' i connotati estetici. E quindi partiamo con la missione, perché perdere altro tempo ancora, via. Anata, Ono Ken, ne? Hajimemashite, watashi wa Ichineris Kogyo no Jin. La popolazione di Lestallum soffre disagi perché l'elettricità è insufficiente. Fornisci l'energia necessaria a riaccendere sorrisi e luci nella città. Quindi diamo una speranza. Sulla mappa sono indicate le linee di distribuzione, quindi dell'energia elettrica. Seleziona un'icona a forma di cristallo e fornisci l'energia a kilowatt. Ok, centrale elettrica Exineris, e quindi dalla centrale parte il servizio e decidiamo che cosa andare ad attivare. Credo che in questa primissima fase sia tutto molto automatizzato. Più che altro poi vediamo avanti come si svolge. Non preoccupatevi mai ragazzi, se in basso a sinistra vedete una quantità di ore giocate che è apocalittica. In realtà non ho giocato nulla, non vi preoccupate. Quindi partiamo da cavo elettrico. Questo costa 200 kW. Questo giù in fondo lo possiamo attivare soltanto se ovviamente attiviamo il nodo precedente. Quindi è una catena di attivazione elettrica. Per arrivare in fondo dobbiamo attivare i punti precedenti all'ultimo, per l'appunto. E vediamo già che attivando questa avremo come ricompensa... Ok, la caccia grossa Garula. Anziché darci soldi e oggetti, ci mandano a lavorare. Questa è la nostra ricompensa. Va benissimo così, quindi spendiamo 300 kW per il primo nodo. Infatti vediamo che costa 300, il gioco già ci scala la quantità dicendoci quanti ce ne restano. Ed attiviamo un casino là sotto. Fornitura Monica, abbiamo attivato questa missione. Ovviamente dovremo ottenere altri cristalli per aumentare la quantità di kilowatt e quindi sbloccare altre attività. Questa cosa è molto carina. Abbastanza lineare e forzata, ma comunque è una cosa originale. Il banco delle missioni è aperto. Parla con Monica e accetta le missioni da affrontare. Portandole a termine avrai più energia kilowatt a disposizione. Una cosa anche ancora più carina e più interessante, che a me piace moltissimo, è il fatto che tanti personaggi totalmente secondari e superficiali di Final Fantasy XV in Comerez hanno molta più importanza e spessore. A mio punto di vista è giusto anche che sia così. Ok, parliamo con Monica, non c'è molto altro da fare. Monica Elshet. Forma una squadra fino a 4 giocatori per affrontare missioni esclusive. Non so se questa qui è una cosa comunque sia single player o se diventa già multiplayer. Comunque, credo sia obbligatorio, quindi caccia grossa Garula. Con l'aumento della popolazione alle Stallum c'è bisogno di più cibo, ma l'approvvigionamento di cacciagione comporta molti più rischi di un tempo. Nella zona, infatti, si aggira un Garula, una Garula, quindi una femmina, inferocita, e qualcuno deve eliminarla, o gli abitanti della città rischieranno di soffrire la fame. Compenso energetico 1120 kW, che non sono pochi al momento, e 680 kW col quale comprare anche qualche arma nuova in più. Questo nemico, da quel che ricordo e dalla caccia missione settimanale che è già partita da ieri, è debole a spadone e a fuoco. Non abbiamo né l'uno né l'altro, speriamo sia debole per l'appunto alla mazza a due mani, che è un'arma molto pesante. Ok, con X accettiamo la missione, possiamo interagire. Il gioco ci dice: nella zona da raggiungere per la missione c'è un rifugio dove è stato costruito un campo base. Lì si riuniranno i tuoi compagni online, quindi già le prime attività in cooperativa. Facciamo ricerca compagni virtuali. Poi ovviamente, laddove sarà possibile, tutte queste attività ve le porto in multiplayer con i tre amici.
Raggiungi il rifugio per unirti agli altri compagni. Ok, questa è la nostra squadra. Per il momento sono tutti quanti personaggi non giocanti. Quella è la sigla PNG, quindi la CPU. Volendo possiamo godere di questo contenuto anche essere senza essere per forza costretti a stare connessi o a dover coinvolgere altri amici. Poi ovviamente il contenuto credo dia il meglio di sé se è fatto in cooperativa con delle persone amiche col quale si può anche parlare in chat vocale. Comincia raccogliendo le scatolette di cibo nella tenda. Cibo, scatole, ingredienti ti rimettono in forza quando sei fuori combattimento. Quindi credo siano come pozioni, elisir e cose così. Yura si unisce al gruppo. Di qui al menu di campo vediamo se c'è qualcosa col quale andare a interagire. Ok, tutto scatta brutalmente. Spero che nel video vada un po' meglio di come la sto vivendo adesso. Voglio il pesce in scatola, si stanno rubando tutto. Siete in quattro, la squadra è pronta. Ok, signori, abbiamo del pesce. Yes. Di qui che cosa c'è? Un brillantino. Ok. Premiamo X al fuoco da campo per interagire. Però non mi fa interagire col brillantino, sto soffrendo. Bastardi, voglio il brillantino. Va bene, lo prenderemo più avanti. Ok. E di qui si comincia, menu da campo. Durante le missioni non potrai cambiare equipaggiamento. Se pensi di cambiare qualcosa, devi farlo prima di partire. Partenza, tanto... il maglio dell'irriducibile o comunque sia la mazza a due mani l'abbiamo già messa sotto alla croce direzionale in basso, quindi siamo pronti. Stiamo giocando con Nelly, Sadda e Yura di livello 5. Le scritte sotto credono sia delle descrizioni per ciò che una persona può fare, tipo dei titoli, che però non cambiano le qualità del gameplay. Ok, si comincia subito. Garula di livello 5, io mi godo subito il maglio, vediamo che cosa combina questo maglio. Ok, con cerchio possiamo caricare degli attacchi e poi andiamo a scaricare la botta. Lo soffre, danno in arancione, scusate, lo soffre come se fosse spadone a due mani. Gli fa anche abbastanza male. Sono tutti attacchi lentissimi ma stracaricati. È un gameplay molto lento e statico questo qui col maglio, Fa anche delle proiezioni. Chi l'avrebbe mai detto? Il primo colpo va caricato e rilasciato, altrimenti non fa una combo automatica come con altre armi. Mentre per la rotazione fa grosso modo da solo. Ok, utilizziamo anche una magia di recupero siccome abbiamo anche questa qualità, col quale abbiamo fatto 176. Ok, abbiamo sconfitto tutti i Garula. Di qui c'è un'altra parte di missione con il Garula mutante, questo è già un pochino più impegnativo sicuramente. Proviamo anche a cambiare arma per vedere se eventualmente anche la katana può essere buona o le doppie. No, ok, katana niente, doppie penso proprio niente. Sempre se ci danno spazio, no. Perfetto, tutto quanto maglio dell'irriducibile. Chiaramente, in queste prime fasi di gameplay, queste prime missioni, un ottimo consiglio è anche quello di fermarsi ogni tanto sulla roccetta in alto, quindi fare una proiezione tattica per recuperare un po' di mana, altrimenti si va subito in difficoltà. Ok, il nostro obiettivo in realtà è il Garula mutante, stiamo andando benissimo, per cui si continua così. Ok, ci prendiamo un po' di mana se ce lo fanno fare. Ok, come avrete sicuramente già intuito, adoro il combattimento corpo a corpo e me ne frego abbastanza del mana, però... mi impegnerò al massimo anche per variare un po' il gameplay e utilizzare tutte quelle che sono le nostre qualità. 1258. Ok, carne cruda. Ok, è apparso un altro avversario. Devo ancora imparare come si utilizzano gli oggetti. Pericolo in vista. Iniziamo a eliminare quelli più piccolini e poi lasciamo il più grosso all'ultimo, così almeno abbiamo più spazio per muoverci e per svolgere la nostra attività.
Cosa succede? Si è addormentato? È morto? Ok, è morto. Caccia grossa Garula, l'abbiamo completata. Di qui c'è un po' di carne. Tanta carne. Troppa carne. Ok. E poi parte chiaramente il countdown per tornare all'accampamento. Peccato che non abbia ancora capito una benamata mazza di come si utilizzano gli oggetti. Spero di capirlo a breve. Però non è andata troppo male. L'arma l'abbiamo azzeccata anche senza sapere niente, quindi completamente a caso e istinto. Ci ha detto anche abbastanza bene. È un pochettino lenta in effetti, dà quel senso di potenza quando andiamo a fare un colpo, però è un po' tanto statica. Quindi anche il nemico deve essere molto lento, altrimenti non funziona benissimo. Qui vediamo anche la quantità di danni inflitti, il tipo lì, Nelly, ha fatto un mare di danno, però noi siamo di livello 1. Quindi c'è un inizio per tutto. Abbiamo ottenuto come ingredienti le 4 costine e poi non ho visto altro. Oh, lasagne sfiziose, probabilità bottino più 30%, difesa più 30. Quindi in automatico già ci ha cucinato qualcosa. Anche gli effetti credo cambino molto da Final Fantasy XV a Comrades, hanno un po' rivisto alcune ricette probabilmente. Ok, abbiamo collezionato 52 punti esperienza, mancano 40 punti al prossimo level up. Abbiamo ottenuto tutte le ricompense classiche della caccia, più 2 zaine di Garula, una pelliccia, 8 ossa robuste e 6 denti di Garula. Vi dico, non sono strasoddisfattissimo del gameplay perché la mazza ci vuole un pochettino a prenderne bene dimestichezza, però direi che è andata piuttosto bene. Stretti da un rapporto di mutua collaborazione, i cacciatori e gli angoni si battono per salvare la popolazione dalla morsa dei demon e, nello stesso tempo, ottenere l'elettricità necessaria a contrastare il buio. Perfetto, siamo tornati direttamente qui alle Stallum, andiamo quindi a vedere che altro ci propone direttamente la storia, se c'è un'altra caccia o se eventualmente c'è un'altra modalità. Credo che ovviamente avendo preso molti kilowatt possiamo spenderli per attivare qualche nodo. In più vi leggo, i frammenti di meteorite servono ad alimentare la centrale elettrica e di conseguenza a produrre energia misurati in kilowatt, quello che già ci ha detto al termine dello scorso episodio. Ottieni tanti frammenti e riporta la luce dove ancora non c'è. Benissimo, e qui abbiamo altri nodi. Da questo attiviamo la boutique, quindi Iris. Da quest'altro per 300 kW attiviamo qui sotto il sintetizzatore con Seed. Per 500 kW abbiamo il centro di approvvigionamento, cabina di distribuzione, ok. E di qui abbiamo caccia grossa e nidi di ragno, quindi un'altra missione. Di qui c'è un forziere, mercato Partellum. Allora, abbiamo un totale di 1320, facciamo un conteggio veloce. Già siamo oltre misura, 5600-1100 ci avanza ben poco. Quindi, per puro sfizio, perché tanto lo so ragazzi che è la prima cosa che volete che attivo, che vogliamo vedere subito, ci dedichiamo ai negozietti, quindi ci prendiamo la boutique per 150. Così parliamo anche con Iris. Ta-da! Raggiungi la boutique che è aperta. Poi, ci fai parlare? Sì, ok. Sempre le stesse cose. Ovviamente prendiamo anche il sintetizzatore, così posso darvi qualche info in più, impariamo insieme qualcosa di nuovo, che tanto prima o poi serve lo stesso. E chiaramente ci lasciamo anche un po' di punti per una qualche attività in missione, altrimenti rimaniamo senza kilowatt. Raggiungi la sintetizzatrice che è in funzione, perfetto. Di cui abbiamo detto, abbiamo il centro d'approvvigionamento ed abbiamo una nuova attività. Io direi di spendere 200 per questa qui, che è la cabina di distribuzione sul mercato di Partellum, e di spendere anche qualcosa per la missione poi più avanti. Credo che comunque vada, ci sia sempre modo di poter spendere dei kilowatt per la missione, nel senso magari sblocchiamo altre attività che ci portano altri kilowatt. In questo caso abbiamo preso 1200 guile, quindi era soltanto per i soldi, che perfettamente, vi giuro, non è fatto di proposito, è totalmente casuale, possono farci anche comodo per qualche acquisto in boutique o alla sintetizzatrice. Ah, quindi lei, così come crea i pupazzi Moguri, crea anche i vestiti.
Nella boutique, oltre ad abbigliamento e articoli vari per gli avatar, trovi anche messaggi pronti e timbri per la chat, quindi se comunicate senza chat vocale può essere comunque una cosa carina da poter fare. Manuale di conversazione informale, diretta, battaglia, recupero e magia. Ok, qui c'è una nuova capigliatura, vi ricordate all'inizio dello scorso episodio in creazione VGA? Pensavo infatti, poi non è che ci volesse una scienza, che queste cose o si comprano sullo store o ancora meglio direttamente dal gioco andando avanti. Ci sono una nuova pettinatura per uomo e per donna e la dermocromia è in realtà, penso, tatuaggi per il viso e questi qui per il corpo, ma al momento non è che mi interessa molto. Per quanto riguarda gli abiti, c'è l'uniforme degli Angoni, quella tradizionale che indossano anche Gladio, Prompto ed Ignis, ma costa veramente troppo. 4.400 soltanto la camicia, la parte sopra è veramente tanto per ora. Stivali guanti, t-shirt a righe e occhiali classici, va bene, che fanno molto Ignis. Quindi, un negozietto totalmente di estetica ed eventualmente di messaggistica per un tipo di cooperativa senza chat vocale. Vediamo sintetizza che cos'è. Oh, Regnis-no-hetai-da-na. Ii-toko-kita. Chiodo-ima-denki-ga-modotta-toko-de-na. Ora, soko-no-kikai-de, buki-no-kaizou-ga-dekiru. Aitsu-no-chikara-dake-ja-kokoro-moto-ne-daro. Skatte-ge. Ok, con la sintetizzatrice di Seed puoi sintetizzare le armi. È un po' uno scioglilingua, ma è abbastanza chiaro. Basta avere i materiali necessari, quindi probabilmente i drop di nemici che andiamo ad implementare sull'arma e la potenziamo come effetti, statistiche o tipo di danno aggiuntivo, magari elementale, se c'è cose così. Credo, ovviamente. Migliorando al massimo il livello e le caratteristiche che hanno l'indicatore, otterrai un'arma diversa e molto più potente. Infatti aumentiamo anche la forza e abbiamo delle caratteristiche differenti. Iniziamo a lavorare sulla katana. Quindi andando ad incrementare con il pulviscolo nero ci prendiamo un 1% teoricamente di difesa da danni di proiettile. Col cappello di Goblin un 1 in più a potenza magica, con artiglio di smilodonte un più 2 a forza, già questo può interessarci soprattutto per armi già potenti. Sappiate che per come lo gioco io a mio gusto personale mi piace molto estremizzare le qualità di un personaggio o di un'arma o di una caratteristica o di un oggetto. Non mi piace trovare il bilanciamento, non sono il tipo che va a compensare la mancanza di qualcosa che fa difetto, ma bensì punto tutto sulla qualità che già hanno. Quindi per lo scudo penso sia più ideale la resistenza che altro. Offensiva ridotta a livello 1, discriminante leggera, ok. Per il momento lo possiamo anche mettere, un più 2 a forza sulla katana. È un'arma comunque sia abbastanza, che credo che utilizzerò molto, non soltanto perché mi piace esteticamente per animazione, ma anche perché la considero comunque molto base come arma, che si adatta a molte situazioni, non sarà forte contro tutti i nemici, però credo abbia anche un'ottima finestra di risposta parata e contrattacco, un po' come era la spada ad una mano nel gioco classico. Quindi possiamo fare anche questo tentativo, tanto vedete ci sono poi tanti denti di Garula, per cui possiamo potenziare molto spesso le armi. Ok, passa di livello 2. E credo che questa cosa aumenti di 380 punti l'esperienza dell'arma, in qualche modo. Ok, attiviamo il tutto, non so se c'è un costo da sostenere o se è gratuito. Non male direi, nuovo livello. Ok, quindi possiamo fare una tot quantità di potenziamenti sull'arma, non è infinito. Arrivata a livello 30 l'arma non si può potenziare più di così, ma probabilmente se abbiamo sbagliato qualcosa si può sempre ricomprare l'arma dall'armaiolo e poi ripartire con i potenziamenti. Quindi per il momento mettiamo un altro più 2 più 1 e stiamo così, dai. Offensiva ridotta, diradamento dannoso, non so neanche che cosa cambia. Vediamo sul triangolo, ok, c'è l'effetto aggiuntivo. Canina puntina bla bla bla, può ridurre 10% la capacità offensiva del nemico con un attacco, quindi lo depotenziamo. Mentre quell'altra, io volevo vedere che diavolo era diradamento dannoso, incrementa i danni del 10% quando i nemici intorno sono pochi. Ok, facciamo diradamento dannoso. Quindi come sempre ragazzuoli, è fondamentale in tutti i giochi di ruolo stare sempre attenti a ciò che c'è scritto. È un lavoro di pazienza, ma che viene ampiamente ripagato da effetti che possiamo utilizzare più o meno in diverse occasioni. Diamo un piccolo potenziamento anche al maglio, sempre dello stesso tipo con tutta potenza fisica. Ok, ne mettiamo 2 direttamente, così non perdiamo tempo.
ed abbiamo offensiva di ridotta. Quindi abbassiamo del 10% il danno che l'avversario può fare, credo, fisicamente nei nostri confronti. Per ora stiamo bene così. Delle daghe non ci importa tantissimo. Quindi molto molto velocemente abbiamo anche dei soldi, quindi possiamo prendere un'altra arma. Pensavate che mi ero dimenticato, invece ce l'abbiamo. Andiamo a prendere la balestra perché voglio vedere come funziona. Queste sono tutte armi che in realtà esistono già in Final Fantasy XV, ma sono armi ancestrali solo con Noctis e che hanno l'enorme difetto dal mio punto di vista, ma enorme è dir poco secondo me, del fatto che tolgono moltissimi punti vita quando li andiamo ad utilizzare. Quindi non l'ho mai usata, al di là della panoplia, che è una cosa abbastanza automatizzata. E quindi voglio divertirmi insieme a voi anche a sperimentare nuovi equipaggiamenti, a fare pratica e imparare qualcosa di nuovo in più. Quindi al momento togliamo le doppie daghe, che l'abbiamo utilizzate talmente tante nel gioco base che stiamo a posto per più di una vita intera. E mettiamo lo shuriken. E sulla sinistra andiamo a mettere la balestra. Benissimo così. Perfetto. Poi, scusate solo un secondo. Perfetto, ci abbiamo ancora un pochettino di tempo. Andiamo anche a fare un'altra missione, direi, anche perché i kilowatt l'abbiamo praticamente quasi finiti. Non so se qui si può ripetere la stessa attività. Ah sì, perfetto, si può ripetere all'infinito. Non credo che dia sempre ricompense. Credo che a un certo punto non dia più nulla. O comunque possiamo riprovare, perché no? Perfetto, riproviamo a fare la stessa attività. So che può essere noiosa da vedere, ma intanto vedo anche così con voi, vi do una mano nel capire se la ricompensa viene riprodotta identica, se viene un pochettino diminuita come era nelle cacce del gioco tradizionale, o se effettivamente non prendiamo nulla. Stavolta voglio il brillantino. Alghero in foglia. Ok, si riparte. Proviamo anche le altre armi, che nonostante magari non siano quelle ideali, però ci facciamo intanto un'idea. Ma lo shuriken è di un figo che è una cosa straordinaria. E comunque mi sembra che lo soffrano. Non fa molto danno, ma è spettacolare. Ok, vediamo anche la balestra, che è sicuramente un'arma da distanza, anche se non troppo distante. Ok, date le raffiche. Quindi differente dalla revolver, dalla pistola di pronto, che comunque fa molto danno. Prima di avvicinarci al massimo per vedere se il danno varia. No, rimane sempre più o meno invariato. 14-15 con l'ultimo colpo più alto. Quindi possiamo utilizzarla anche da una maggiore distanza, laddove magari affrontiamo un avversario che fa degli attacchi a zona che può dar fastidio. Comunque un'ottima arma per i garulotti più piccoli di livello 5 e anche per i garulotti di livello più alto. Vedete che in questo modo non consumiamo assolutamente mana. Perfetto, sta andando molto più velocemente di prima. Ok, il mutante lo lasciamo alla fine. Ok, ci sono tanti altri Garula da abbattere, quindi non credo che arriveranno all'infinito se non sistemiamo prima il mutante, che è stato chiaramente buttato giù dalla CPU. Ripassiamo al maglio e ci andiamo un po' più di prepotenza. Proiezioni e attacchi caricati. All'inquadratura non si vede niente. In più la linea in rosso barra viola dovrebbe indicare un'interazione di un avversario con un altro avversario, che può essere o il andare in supporto per aiutarlo, o eventualmente anche più avanti con nemici se ci sono umani o comunque sia gli imperiali di Niflheim, se fanno dei potenziamenti, se curano, potrebbe essere anche questo. Olè. Ok, di qui ci sono altri avversari. Bello anche alternare gli attacchi a distanza con un po' di incantesimi. Facciamo un po' e un po'. Neanche ci attaccano, ormai stanno in preda a un mare di colpi. Ok, ci riprendiamo un po' di mana e continuiamo con la pulizia. Perfetto, ultimo gruppo. E giù di cattiveria. Pericolo in vista. Di qui invece dobbiamo semplicemente eliminare, credo, il Garula sovrano di livello 13, proprio perché è l'obiettivo della missione. Eliminato lui, la missione va a concludersi da sola.
Ok, mi sembra di aver visto che utilizzando lo scudo possiamo anche ripristinare punti vita. È una cosa che il gioco non ci aveva detto. Invece funziona, non sono tantissimi però. Comunque fa comodo. Andiamo di aggiramento per quanto sarà possibile. Così facciamo un altro po' di danno in più. Con lui ci vuole un bel po', in effetti, c'ha parecchia vita. È anche vero che non facciamo tantissimo danno ad ora, però intanto è vulnerabile. Ok, abbiamo fatto. Vediamo se possiamo ottenere le stesse ricompense anche dopo averla completata una seconda volta. Stavolta abbiamo fatto anche un pelino di danno in più e non ce la siamo cavata neanche troppo male con i danni subiti. Poi ovviamente ogni personaggio ha la sua tendenza, i suoi parametri, quindi c'è chi è più votato ad attaccare, chi più magari cerca di difendere i compagni e più chi cura. Quindi per noi sarà molto importante soprattutto sempre la statistica del danno fatto, questa è la nostra responsabilità più grande. Spiedoni del cacciatore, capacità offensiva più 20, probabilità bottino più 20%. Ok, non facciamo neanche il secondo level up per un pelo, ma non fa niente. Abbiamo preso altri materiali. E la ricompensa è comunque altri kilowatt ed altri soldi, per cui si possono ripetere tranquillamente. Attenzione però ragazzi, non credo che sia la cosa migliore quella di soffermarsi troppo sulla missione iniziale, perché sicuramente più avanti ce ne saranno anche di più divertenti che offriranno molti più soldi e molti più kilowatt, oltre ad oggetti più rari, per potenziare ancora di più i nostri equipaggiamenti. Quindi va bene magari rifarla 2-3 volte per fare un po' di pratica, ma poi credo sia giusto anche andare avanti. Ok, di qui possiamo andare a sbloccare la prossima missione e poi direi che abbiamo fatto un po' tutto, ci possiamo fermare. Ok, spendiamo 500 kW per il centro di approvvigionamento, dove probabilmente possiamo comprare ingredienti e oggetti. Ok, il centro è aperto. Se soddisferai determinate condizioni ti offrirà riconoscenza periodicamente, quindi probabilmente ci arriveranno degli oggetti ogni tot tempo che passiamo, o eventualmente ogni tot quantità di favori, di attività che andiamo a svolgere. Ok, non è presente niente sulla mappa. Per ottenere riconoscenza devi prima soddisfare determinate condizioni, che ovviamente non ci dicono, quindi sarà qualcosa più avanti nella storia. Ok, attiviamo l'ultimo cavo elettrico, l'ultimo nodo della mappa per 600 kW e vediamo che succede. Fornitura Piazza Leville, caccia grossa, nidi di ragno. C'è una nuova missione multigiocatore, caccia grossa, nidi di ragno. Quindi grosso modo la stessa attività dell'altra. Non la attiviamo, ma voglio vedere un attimino di che cosa si tratta e quanto dà. Raggiungi Holly a una missione in solitaria per te, quindi attivando anche questo nodo abbiamo quest'altra possibilità in più. Ovviamente ragazzi, laddove sarà possibile cercherò in questa modalità single player di portare sempre prima le attività di storia e poi magari lasciamo le cacce per il multiplayer con gli amici, così che è anche più divertente da svolgere insieme e da fare insieme. Nidi di ragno già si vede, come detto poco fa, che in realtà dà molti più kilowatt, ne dà più del doppio e dà qualche soldino in più. Con le notti che si fanno sempre più lunghe, e abbiamo preso anche un trofeo, lo so che non si può vedere, ma luci della città, neanche sapevo ce ne fossero, comunque, che è un bronzo. I demon continuano ad ampliare il loro campo di azione e, trascorse le ore diurne, a riparo in case abbandonate, con il buio escono allo scoperto per devastare le zone circostanti. Non si può rischiare di subire altri danni, qualcuno deve eliminare il problema alla radice, quindi poveri noi che dobbiamo pensarci. Se sfogliamo vediamo anche le debolezze dei nemici, il loro livello, quante vita hanno, c'è praticamente tutto. E tarantole, quindi ci sono c'è un ragno grande probabilmente e qualche tarantola. Livello considerato 4, siamo molto sotto livello, quindi magari 4 amici con attenzione la possono fare anche a livello 1. Con la CPU fanno un po' tutto loro in sostanza. Quindi dei Garula possiamo anche vedere che effettivamente sono deboli a fuoco, ma non credo che abbiamo incantesimi elementali, abbiamo un attacco dalla distanza chiamato magia ma nulla di più. Erano deboli per l'appunto il 20% alla mazza. Non hanno altre debolezze, quindi ho visto male per gli shuriken probabilmente.
e sono però resistenti sia al gelo che al sacro ed hanno e quello di livello 13, quindi il Garula Sovrana, che è il fine della missione, ben 14.100 punti vita. È per quello che non andava mai giù. E tutti i vari drop che possono dare come bottino classico e da mutilazione. Ovviamente per nemici che ancora non abbiamo mai affrontato non ci sono i dati relativi ai bottini. Una volta che li affronteremo la lista sarà chiaramente aggiornata. Per quanto riguarda l'Arachne, è di livello 9 ed ha la bellezza di 7.400 punti vita, che sono sì meno rispetto all'altro avversario, però è anche vero che è un nemico molto più temibile del Garula, perché è più veloce, può saltare, fa attacchi a zona con l'elettricità, è molto più scomodo. Ed è debole comunque a fuoco, per ora non possiamo farci nulla, e comunque un 20% al maglio, quindi un'arma pesante. C'è di dire che è anche molto debole al sacro, ma non abbiamo nulla da sacro, purtroppo. Mentre le tarantoline sono un po' diverse, hanno molti meno punti vita di livello più basso, sono deboli alla balestra, e questa ce l'abbiamo, agli shuriken, e questi ce l'abbiamo, alle doppie lame, e questi ce l'abbiamo, quindi... Per pura casualità abbiamo comprato per ora tutte armi comunque utili. Niente lancia e niente scudo, che in realtà non interferiscono neanche col danno che possiamo fare in più ai nostri avversari. Deboli anche i ragnetti piccoli al fuoco, resistenti al gelo e molto deboli al sacro. Quindi veramente tanta roba. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 112esimo episodio della nostra serie di Final Fantasy XV, al tempo stesso secondo episodio per il contenuto d'espansione multiplayer Comrades in modalità single player, tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero in qualche modo di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!